Siamo con Veronica Guidozzi, nuovo innesto, anche nuovo capitano di questa squadra della CIECA Valle Acati, nuova avventura con questo consorzio che è stato formato. Come stanno andando questi primi allenamenti? Direi molto bene, la squadra è molto giovane, tranne chiaramente il mio innesto, no, a parte scherzi, la squadra è molto giovane, secondo me è molto buona, chiaramente serve del tempo per amalgamare il gruppo perché quando si creano delle realtà nuove si fa un po' fatica all'inizio, però i presupposti sono ottimi, l'allenatore è in gamba, le ragazze sono volenterose, quindi io credo che ci siano tutte le carte in regola per fare bene. Avete già svolto degli allenamenti particolari perché avete fatto un piccolo confronto con Cervete e poi anche un amichevole contro il Viterbo, la tua ex squadra. La prima amichevole è stata proprio contro Viterbo, che comunque è una categoria superiore, quindi sapevamo già di affrontare una compagine sicuramente più organizzata di noi. Ed è andata molto bene, abbiamo perso 2-0, ma tutti e 2-7, 25-23, abbiamo visto delle ottime cose, chiaramente ci sono delle cose da sistemare, ma come in tutte le squadre. E quindi io sono molto soddisfatta del test che abbiamo fatto contro Viterbo. E contro Cerveteri è andata abbastanza bene, lasciami dire così, perché sicuramente potevamo fare molto meglio. Ma è stata un po' una situazione particolare, mettiamola in questo modo, siamo senza una delle nostre giocatrici titolari, quindi si sa, se ne risente, no? Nel sestetto. Quindi nel complesso comunque è andata bene. Tu come ti vedi questa nuova avventura? Cosa ti ha spinto a ricominciare dalla CIECA Valle Academy? Quindi come vedi per appunto questo gruppo? Hai anche avuto modo di conoscere tutto quanto l'ambiente, anche nell'esperienza di Tolfa. Sono stata spinta ad affrontare questa nuova avventura sicuramente dall'allenatore e dalla società, quindi dal progetto che mi è stato presentato. Chiaramente alla mia età scendere di categoria e affrontare un complesso completamente diverso è complicato, perciò bisogna avere degli stimoli molto grandi e loro me ne hanno dati tutti. L'età media della squadra mi ha portato a fare questa scelta perché io credo che sia importante trasmettere ai giovani d'oggi quale sia veramente lo scopo dello sport. Siamo con Giulia Quadrani, nuovo libro di questa CIECA Valle Academy, poi magari faremo l'acronimo CIVA più avanti. Come ti stai trovando questa esperienza qui alla squadra di Alessio Pignatelli? Mi sono trovata benissimo fin da subito, sia con le compagne che con l'allenatore, il dirigente. E poi Alessio è stato il mio allenatore già dall'Under 14 e mi sono trovata fin da subito bene con lui. Infatti, quando ho saputo che avrei potuto avere la possibilità di avere una nuova esperienza con lui, sono stata veramente molto contenta. Tra l'altro, sì, anche con le compagne mi sono trovata benissimo. Un'esperienza dove ti farà da cicerone praticamente. Coach Pignatelli, già conoscevi le tue compagne di squadra? Che esperienze hai avuto in passato, oltre ovviamente a quella con Pignatelli? Ho giocato alla VBC Viterbo in Serie B2, infatti ho avuto la possibilità di conoscere Veronica Guidozzi. E per il resto le